sono Parodi e Allic. Solo reti, buon recupero, l'attacco al centro, però Brescia la tiene sulla palla. Klapwijk non riesce a mettere a terra il pallone, Parodi lo contiene, poi bel muro di Erati e Brescia pareggia subito i conti. Attacco al centro di Pardo. L'ottima battuta di Alic, quasi ace, poi l'attacco vincente di Pardo al centro. 15-11. Lorenz. Attacco al centro di Erati, ancora uno dei più prolifici fra i suoi. Loreti, coscione, l'apertura per Lorenz, la palla resta lì e la chiude ed è il muro, tocco vincente di Lorenz, 25-20 per Santino. Brescia non può più sbagliare nulla, di fatto, se vuole conquistare i tre punti oggi. Klapwijk. Brescia ancora non capitalizza la buona opportunità di chiudere il punto. Ferri, Tiberti, ancora Klapwijk, bene, 9 pari. Parodi, Pesaresi, Giberti per Abran, la palla tenuta in qualche modo da Santa Croce, la free ball, Loreti, Pesaresi, Giberti al centro per Candeli, e punto. Minuzia, se paragonato a quanto di buono fatto finora, sia in attacco che al servizio. Adesso rischia di fare ancora male Alic, però Tiberti per Klapwijk, la palla resta lì, ancora Tiberti, Ferri in palletta, la salva in qualche modo, la palla balla sul nastro, poi Erati, Tiberti, Klapwijk, ma c'è il muro beffardo di Parodi, si esalta Bulli. Bene Pesaresi, Abran, riesce a metterla giù Abran ed è 25-23 Brescia. Vuole cercare di migliorare la sua posizione in queste ultime giornate di regular season. Servizio buono di Klapwijk, Allic si ritrova il pallone, poi c'è il muro di Erati. Ottimo servizio, ma la palla resta lì e poi Ferri contende bene la sfera a rete ed è 10-9, rosicchia qualcosa Brescia a Santa Croce. 15-14 per gli ospiti, Brescia insegue, Erati, Colli, coscione ancora per Alli che l'attacco, ma c'è ben posizionato Erati, ancora Klapwijk che stravolta sfrutta bene le mani del muro ed è 15 pari. Lorenz, ed è ace da parte di Lorenz che pareggia. Franzoni battezza fuori il pallone, ma la palla è in campo invece. Pesaresi, Tiberti, Klapwijk, è il punto del 25-23 e Brescia si porta sul 2-1. Si
rianima. Ferri pesa Resinbacher per Abraham che gioca in palleggio sulle mani di gatto, poi l'attacco di Colli, il muro sporca il suo attacco ma la palla esce. Servizio di Russo, Abraham al centro per Erati, bene 9-7. Coscione Berti per Avran, Loreti in qualche modo, adesso Colli, mani out di Colli. Questo fondamentale servizio ovviamente non spinge, adesso tocca il nastro e fa ace, pareggia i conti con Minetti, anche la fortuna lo aiuta. Franzoni, l'attacco e c'è il muro di Cargioli e Santa Croce vince il set 28-26, due pari e si va al tie break. La sua posizione nella griglia, Colli, Abraham, Tiberti apre per Ferri, bene Loreti, poi Gatto e poi c'è l'attacco. Abraham, Colli, Giannini ancora per Colli, però la palla non viene difesa bene da Brescia. 9 match point. Ferri, la sua battuta, il salto, tocca il nastro ed ace di Ferri e Brescia chiude il match 15-8 in questo quinto set, 3-2 Brescia e due punti importantissimi per la corsa ai playoff. Onore al merito a Santa Croce per un match giocato alla grande. Tiratissima questa sfida al San Filippo, davvero complimenti a Santa Croce che è riuscita a portare la partita al quinto set. Brescia esulta e ora di fatto è matematico l'accesso ai playoff, deve semplicemente stabilire in quale posizione saranno i giocatori di Brescia per l'avvio dei playoff che sarà a fine marzo, quindi noi vi invitiamo.